Non fai più caso a niente. Sei vivo. E non è che ti rimetti a nascola. Ci stanno tanti periodi che per voi vanno essere anni. Che pure qui stai così. Te sollazzi a vedere voi che fate, a vedere le nuvolette che aumentano. Le nuvolette intese come pensiero, come entità, come vi pare. Poi dopo, quando si riprende coscienza, riprendi la conoscenza e capisci che per entrare nella purezza dell'essere, per diventare luce, per diventare maestro, ce ne va di strada. E per fare questa strada ci vuole la conoscenza. Per la conoscenza ci vuole qualcuno che ti insegna. Però alla base di tutto ci deve stare uno che sta a sentire. Vabbè, va, non voglio andare oltre. Mo faccio come mio padre. Ne volete chiedere qualche cosa? Allora tu ce la metti questa volontà? È quello che ti ho detto. No. Non vuoi diventare... Io ce l'ho messa i primi anni. I primi anni ce l'ho messa perché... Beh, ero ragazzotto. Volevo vivere. Mi sono attaccato a tutti questi che mi sono stati intorno. Pure ai parenti miei, quelli che erano già venuti prima di me, ma dai parenti miei non c'avevo niente da imparare a me, stavano come me, certi pure peggio di me. Poi è successo che quando mi sono rimesso in sesto, beh, devo dire una cosa, mio padre mi ha sempre pensato e mi pensa sempre. Giusto o sbagliato che i pensieri che fa, ma me pensa sempre, non mi ha mai lasciato solo un giorno, questo è vero, è vero, eppure se è un po' così, io voglio tanto bene, perché il pensiero suo mi ha dato vita. E è per questo che io sono felice.